forte impulso per favorire in Europa la promozione delle risorse rinnovabili nella produzione e nell'impiego di energia. E quanto emerge dalla relazione sulle opportunità per le energie rinnovabili nel mercato interno, votata dal Parlamento europeo durante l'ultima seduta plenaria di Strasburgo. Attualmente nei 27 Stati membri le energie rinnovabili sono finanziate in 170 modi diversi. L'Unione Europea entro il 2020 dovrà diversificare le sue fonti di approvvigionamento utilizzando nuove fonti internazionali e seguendo un approccio più coordinato fra i vari paesi in materia di energie rinnovabili e idrocarburi. Sulla questione è intervenuto Sergio Silvestris, eurodeputato del PDL e componente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, che ha votato in favore della relazione. Dopo questo importante voto sarà compito dell'Europa fare di più per agevolare gli investimenti pubblici e privati sostenibili nell'infrastruttura energetica. È auspicabile un aumento degli investimenti per le energie rinnovabili e pulite, che non inquinano, non producono smog e non producono danni all'ambiente. Si dovrà però evitare di incentivare creazioni di grandi parchi eolici e di enormi distese di pannelli solari che stanno già deturpando, quando sono enormi distese, i nostri paesaggi, togliendo peraltro troppi ettari alle nostre colture. Anzi, sarà importante in questa fase conciliare la nostra agricoltura con gli impianti di produzione di energia pulita e allo stesso tempo favorire l'autosufficienza energetica delle piccole imprese agricole, lo slogan con cui dovremo lavorare per coniugare agricoltura e produzione di energia pulita sarà un tetto di un impianto produttivo in agricoltura, un pannello solare. Complessivamente queste misure approvate dal Parlamento europeo rilanceranno la competitività delle imprese europee assicurando tariffe energetiche più basse per aziende